Quindi io passerei la palla al prossimo relatore. Vorrei evidenziare l'importanza appunto della pianificazione in un'area così delicata come quella che è il Tridente di Roma. In questo lavoro so che è stata anche coinvolta una psicologa per analizzare anche proprio la qualità di vita dei lavoratori, perché come abbiamo visto e sentito, il mobility manager deve tenere conto di avere una visione olistica, tenere conto di una serie di fattori, quali la sicurezza del lavoratore, la qualità di vita, il livello di stress, oltre che al discorso inquinamento e snellimento del traffico urbano. Dopo aver visto appunto un caso teorico, ricco però di proposte concrete, adesso abbiamo la relazione del project manager del progetto di mobilità Verisun dell'Università della Campania Vanvitelli, che è andata a analizzare le difficoltà incontrate dagli studenti per raggiungere l'università nell'ultimo miglio, quelli che sono i 3 chilometri che li separano per arrivare alla sede universitaria, rilevando, vi do solo questo dato, il fatto che l'80% degli studenti utilizzasse il mezzo privato, che è una percentuale elevatissima. Buongiorno a tutti, prima di tutto grazie per l'invito a questo evento. Quello che vi racconto oggi è la nostra piccola esperienza, dico piccola perché siamo un'università di piccole dimensioni. L'Università della Campania nasce negli anni 90 come succursale, tra virgolette, della più grande università di Napoli, Federico II. Infatti all'inizio il nome con cui viene fondata questa università è proprio Seconda Università degli Studi di Napoli. Nasce secondo un modello urbanistico che si contrapponeva al modello del campus universitario americano, perché tende a portare l'università vicino ai potenziali clienti, cioè gli studenti, e quindi l'Università di Napoli con questa seconda università colonizza, tra virgolette, il territorio del Casertano, insediando plessi in 5 comuni, 2 province e spesso all'interno di un comune anche più plessi a distanza considerevole l'uno dall'altro, e quindi generando di fatto un qualcosa che non giudico da un punto di vista sociale e urbanistico, ma da un punto di vista trasportistico presenta notevoli criticità, perché di fatto aumenta in una moltitudine di punti di destinazione e quindi complica la raggiungibilità di questi punti, perché le unità di trasporto collettivo che sarebbero necessarie sono ovviamente maggiori rispetto al modello policentrico. Per di più gli iscritti dell'università crescono negli anni, arrivano a circa 30.000, e se i plessi sono tanti la polverizzazione degli iscritti lo è ancora di più. Quella che vedete in questa carta è la localizzazione GPS delle residenze di tutti i nostri iscritti dell'anno accademico scorso. Quello che si vede da questa nebulosa è che le origini, le provenienze quotidiane dei nostri studenti sono frastagliate e diffuse sul territorio in maniera, direi, considerevole. Tanto considerevole che se ordiniamo i primi 10 comuni per residenze dei nostri iscritti non arriviamo a coprire nemmeno il 40% degli iscritti totali. Ciò significa che esiste un 65% dei nostri iscritti che proviene da comuni la cui occorrenza è inferiore all'1% degli iscritti totali, per far capire quindi le complessità del trasporto collettivo che presenta questa università, da tantissimi punti polverizzati di origine verso 5-10, perché i plessi, come vi dicevo, sono anche più di una comune, punti di destinazione. Questa criticità del trasporto collettivo è dei fatti, al punto tale che, se vedete questa carta tematica, nella parte destra della carta abbiamo compresso l'estensione comunale in ragione della dotazione di trasporto collettivo regionale, quello pubblico, per raggiungere questi plessi. Fatto 10 il trasporto collettivo per raggiungere Napoli, che ovviamente è il capoluogo di regione, gli altri comuni, vedete, si riducono per far capire quanto poco trasporto collettivo rispetto al capoluogo di Napoli posseggono per raggiungere questi plessi. Si arriva anche al meno 90% di trasporto collettivo. Questa è la situazione che mi viene in qualità di project manager, ma sostanzialmente trovo all'università quando ci avventuriamo per questo progetto di mobilità. Quindi decidiamo, anche a valle di numerosi anni, di numerose proteste da parte degli studenti e dei genitori per la insostenibilità dell'accessibilità di questi plessi universitari, si decide di avviare un processo cospicuo
di mobilità per gli studenti. Il rettore stanzia fondi considerevoli da spendere in un triennio per questo trasporto collettivo e si decide di puntare su varie iniziative di mobilità, di intermodalità e di mobilità sostenibile, tutte governate attraverso una piattaforma unica smart. Come vedremo, abbiamo creato un'app per smartphone attraverso cui lo studente può fruire di tutti i servizi offerti. Il punto di partenza è la comunicazione, che ha rivestito in questo progetto un elemento centrale. All'epoca l'università si chiamava SUN, Seconda Università di Napoli, e ci si arrivava in maniera lenta. E quindi il gruppo della comunicazione conia subito l'acronimo SUN to SUN, più presto alla SUN, per cercare di far capire che da quel momento in poi sarebbe cambiato il modo con cui l'accessibilità dell'università, Seconda Università di Napoli. Durante il progetto cambia il nome e diventa Università della Campania Luigi Vanvitelli, viene anche coniato un nuovo logo, una V con due punti, e in corrispondenza di una release 2.0 dei servizi offerti, in cui si proponevano nuovi e più performanti servizi di mobilità degli studenti, viene cambiato anche l'acronimo e il logo dell'università, del progetto, da SUN to SUN a Very SUN, cercando di mantenere quel SUN e quindi la fidelizzazione che lo studente aveva fatto in quel primo anno e mezzo di servizio legato al brand, inserirci anche il nuovo logo e, in considerazione dei nuovi servizi, darci anche un Very SUN, quindi molto velocemente, molto rapidamente per raggiungere l'università. Il metodo: tutti questi servizi vengono progettati secondo dei criteri di ingegneria, utilizzando modelli previsionali analoghi a quelli che il relatore precedente ha sviluppato e ha raccontato per l'Università di Roma III, e parallelamente quindi al metodo, alle tecniche ingegneristiche, viene fatto anche quello che raramente si fa nel nostro paese, cioè un dibattito pubblico insieme agli studenti, per chiamarla alla francese il débat public, cioè noi insieme alla progettazione e alla messa in opera di questi servizi interagiamo con gli studenti, che partecipano attivamente in quanto clienti dell'università nel prima progettare i servizi, ma poi anche a gestirli, mantenerli e segnalare eventuali richieste di modifica. L'atto iniziale è un'indagine di mobilità per ovviamente comprendere le abitudini degli studenti e le principali criticità. Attraverso questa emerge chiaramente l'insostenibilità del trasporto dell'università. L'80% degli studenti pre-progetto utilizzavano l'auto privata per raggiungere l'università. 80%. Sono numeri da terzo mondo della mobilità sostenibile. Un'università civile ha le percentuali ribaltate, il 20% usa l'auto privata. Noi partiamo con l'80%, dalle indagini però emergono dei segnali chiari su quale potesse essere la strategia. Abbiamo studenti che frequentano molto spesso e sono concentrate in poche ore della giornata gli arrivi massicci e le ripartenze il pomeriggio per tornare a casa. Quindi questo ben si adatta ad un trasporto collettivo, perché una linea di trasporto collettivo molto frequente in orari di punta della mattina e del pomeriggio poteva in parte colmare questo disavanzo di mobilità. Inutile commentare come reputavano l'attuale servizio di trasporto collettivo, che era totalmente insoddisfacente, ma anche direi motivatamente, perché i plessi spesso erano non a distanza pedonale dalle stazioni dei comuni in cui si trovavano, a 2-3 km di distanza, senza ovviamente collegamenti urbani dalla stazione al plesso stesso, facendo di fatto costringendo lo studente a venire con l'automobile privata. Il progetto si compone di 5 anime, 3 servizi di mobilità integrata, intermodali, offerti agli studenti, tutti gratuitamente, tutti riservati per gli studenti e tutti finanziati internamente con fondi di Ateneo. Una delle navette di trasporto collettivo che collegano le stazioni con i plessi e anche plessi differenti tra comuni differenti. Un servizio certificato e integrato di carpooling, l'incentivazione della mobilità dolce attraverso ad esempio il bike sharing e poi
come vi dicevo prima, sulla parte di comunicazione è stato speso molto, perché si ritiene che il progetto, non solo nella sua fase di start-up in cui doveva essere divulgato tra gli studenti, ma anche nella fase di monitoraggio, dovesse essere continuamente alimentato attraverso canali di comunicazione, social network piuttosto che anche TG regionale e quant'altro, per mantenere alto il livello di attenzione e di informazione sul progetto stesso. E poi monitoraggio, il progetto non è partito ed è stato lasciato a se stesso. La smartness con cui è stata fatta ci permette quotidianamente di sapere quante persone utilizzano ogni singolo vettore offerto, ogni singolo stallo di carpooling, attraverso questo sistema di app integrate che comunicano tra di loro. Come vedete qui, abbiamo sviluppato questa app, molta attenzione anche alla grafica con cui l'app si presenta agli studenti. Ogni studente può scaricare gratuitamente questa app, e poi gli autisti degli autobus e i parcheggi e i custodi dei parcheggi di carpooling hanno l'omologa app per sostanzialmente validare l'e-ticketing che lo studente si genera attraverso l'app personale. Un servizio di carpooling dedicato, certificato, perché ci si può accedere con le credenziali universitarie, e quindi solo gli iscritti alla Vanvitelli possono fruire, cercare un compagno di viaggio o offrire un posto auto. Addirittura ci siamo divertiti come modellisti di sistemi di trasporto a offrire anche qualche servizio in più rispetto alle app di carpooling commerciali disponibili in rete. Infatti, oltre a fornire allo studente l'elenco dei possibili partner da coinvolgere nel viaggio, gli viene offerta anche una percentuale di allungamento di percorso rispetto al percorso tradizionale, in modo da poter scegliersi il compagno di viaggio utilisticamente più vicino per evitare allungamenti eccessivi di percorso. Parcheggi dedicati, molti parcheggi erano già di proprietà dell'università e quindi li abbiamo solo resi esclusivi per il carpooling, altri li abbiamo acquistati o meglio noleggiati, quindi il servizio di carpooling per noi ha anche un costo di noleggio di spazi sosta lì dove non erano disponibili delle aree riservate all'università. Delle navette gratuite, sono 4 linee, 33 corsi al giorno, non vi racconto i dettagli, quello che vi voglio raccontare è la rete che vedete in questa slide. Intorno alla ferrovia che collega il comune di Caserta col comune di Aversa, dove abbiamo degli importanti plessi, abbiamo costruito una maglia di 4 linee con nodi di interscambio per permettere lo spostamento sia dalle stazioni verso i plessi, ma anche tra plessi situati in comuni differenti. Inutile dire, le linee sincronizzate con gli orari dei treni, anzi con quel coefficiente di sicurezza tale per cui il treno che fa tardi non fa perdere la navetta, e ovviamente sincronizzati con l'inizio delle lezioni, cosa che, inutile dire, prima non avveniva assolutamente con il trasporto regionale. Comunicazione e partecipazione. Gli studenti, come vi dicevo, hanno partecipato e partecipano tuttora attivamente a questo progetto. L'idea progettuale fu sposata dagli studenti e portata avanti, ma addirittura nelle fasi di comunicazione gli studenti hanno partecipato. Per farvi comprendere quanto, abbiamo durante la prima fase sviluppato un video promozionale con il quale raccontavamo il progetto agli studenti che all'inizio non erano a conoscenza, e gli attori di questo video sono stati selezionati con un casting di studenti dell'università stessa. Vi faccio vedere giusto qualche fotogramma. Il video non si sente. Un minuto. Questo
questo che vedete qui è il timeline di tutto il progetto, in rosso tutti i momenti in cui gli studenti hanno dato un contributo attivo al progetto, e quindi sostanzialmente lungo tutto il processo, da quando era solo un'idea a quando oggi lo monitoriamo e cambiamo le fermate o i percorsi delle linee per venire incontro alle esigenze degli studenti. Indagini di customer satisfaction continue per capire il grado di soddisfazione e per fare quello che in Italia è merce rara, ovvero l'accountability, il dare il conto. Raramente nel nostro paese, quando si spendono soldi pubblici, poi si dà conto di come li si è spesi. Bene, noi abbiamo, prima con i nostri organi Senato e CDA, ma anche per trasparente all'opinione pubblica, abbiamo sostanzialmente monitorato come spendiamo quotidianamente questi soldi. Quello che vedete in questa slide è sostanzialmente come, a partire dal primo mese di entrata in esercizio, dalla prima settimana addirittura, entrata in esercizio fino al regime, portiamo gli studenti. Oggi stiamo manifestando dei primi fenomeni di congestione, come si vede nella parte destra di questo istogramma, nell'ora di punta. Infatti stiamo per uscire con una release 3.0 in cui potenzieremo ancora le navette di trasporto pubblico. Soddisfazione ovviamente parte altissima, perché era troppo facile vincere facile, recita una pubblicità, perché il servizio era totalmente assente, quindi si parte con un 67 di grado di soddisfazione, oggi arriviamo a un 80. E poi nell'ottica di dare il conto ci siamo posti questa domanda: i soldi spesi per le navette prima e per il carpooling poi ripagano in termini di benefici prodotti ai nostri clienti? Ebbene, abbiamo monetizzato il tempo che abbiamo fatto risparmiare i nostri studenti, abbiamo monetizzato i soldi che risparmiavano di benzina e parcheggio lasciando l'auto a casa, e quello che si vede è che già dopo 5 mesi di entrata in esercizio del progetto si è raggiunto quello che gli economisti chiamano il break even point, cioè sostanzialmente i benefici prodotti hanno ripagato i costi sostenuti. Per il carpooling, dove i costi sono notevolmente inferiori, questo break even point si è ottenuto già dopo il primo mese. Un ultimo commento riguarda gli effetti. Noi oggi siamo riusciti a spostare quasi il 17%, queste sono performance da altri pianeti secondo me, di ripartizione modale. Cioè partivamo da circa 80% di studenti che usavano l'auto, e oggi gli iscritti al primo anno, quelli più sensibili a entrare subito nella mobilità sostenibile, arrivano al 58%. Quindi, come dicevo, insomma, da un punto di vista trasportistico è un grandissimo risultato. Un ultimo commento, 30 secondi, riguarda invece un altro tema che ci siamo posti, e cioè se la mobilità sostenibile potesse influenzare anche la scelta dell'università. In un mondo competitivo, in Campania abbiamo 5 università che competono per ripartirsi il bacino di studenti, ebbene già da 2 anni abbiamo introdotto nella campagna di comunicazione e di incentivazione a iscriversi alla Vanvitelli il messaggio che offrivamo questo servizio di progetto. Addirittura questo video di 30 secondi ve lo faccio vedere giusto per dare soddisfazione al gruppo della comunicazione. Quindi introduciamo nella campagna di comunicazione i servizi di navetta, e abbiamo, a valle delle iscrizioni dell'anno scorso, e quest'anno lo ripeteremo, fatto un quesito ai nuovi immatricolati. Se conoscevano il servizio di carpooling dal canale di comunicazione, se una volta conosciuto aveva in qualche modo influenzato questo servizio la scelta della loro università. Ebbene, il 53% dice che i trasporti offerti da questo progetto hanno influenzato la loro scelta, e addirittura c'è un 12% degli immatricolati al primo anno che dichiara che è stato l'elemento discriminante, atteso che l'offerta formativa la reputavano equivalente rispetto all'università in competizione, per cui hanno scelto la Vanvitelli piuttosto che un'altra università. Grazie. Bene, grazie al professor Carteni. Io vorrei giusto evidenziare l'importanza anche di questo lavoro nella garanzia del diritto allo studio, ma anche il ruolo dell'università nel riuscire ad alimentare la cultura e a dare l'esempio, appunto, quando si parla di mobilità sostenibile.
Prima di passare la parola al Mobility Manager d'area di Parma, la dottoressa Angela Chiari, vorrei evidenziare e riprendere anche quanto riportato negli interventi della dottoressa Martellato e del direttore generale Bratti, cioè il discorso anche della difficoltà per questa figura professionale di interagire con tutti gli interlocutori in gioco e anche questa scarsità di sensibilità e riconoscimento che ha questa figura professionale nonostante sia stata istituita da oltre 20 anni. E la difficoltà anche la poca disponibilità di agevolazioni nei singoli territori a livello nazionale per i dipendenti di aziende e università. La parola quindi al Mobility Manager d'area, che è un Mobility Manager, una figura importante, particolare, perché a differenza di quello aziendale o universitario, fa da raccordo tra il Mobility Manager, la pianificazione, la gestione degli spostamenti, casa lavoro, appunto dei dipendenti e l'amministrazione. Quindi diciamo, se possiamo paragonare, se possiamo usare una metafora, il Mobility Manager d'area è un po' un hub intermodale, ecco. Quindi se siamo pronti io chiederei alla dottoressa Chiari di prendersi al massimo 15 minuti, ok? Allora vi anticipo che l'intervento sarà appunto, riguarderà l'azione le azioni promosse all'interno della città di Parma, che diciamo quando si parla di mobilità sostenibile è una città virtuosa. Se non erro, una recente indagine di Euromobility l'ha appunto classificata come una delle città più virtuose, anche perché è stata tra le prime ad approvare il PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, di cui ci parlavano prima un relatore nel suo intervento, che è una delle misure adoperate per la pianificazione e la gestione della mobilità alternativa nelle città, che poi si sposa con altri strumenti come possono essere il PAES, come possa essere, si spera, ad esempio, questo progetto di cui ci ha anticipato Grimaldi sulla mirato a ridurre il numero di auto circolanti in città entro l'anno. Quindi insomma tutti strumenti strategici che aiutano a evitare che le nostre città siano dei parcheggi a cielo aperto. Questo è il bello della diretta. Ma non so se nel mentre raccogliere già qualche spunto che vi è arrivato, volete qualche domanda ai relatori che sono finora intervenuti, così diamo il tempo che parta. Niente, una domanda, ok, prego, si presenti. Sì. Vorrei sapere, visto l'esperienza del, del Mobility Manager dell'Università Campana, se, o meglio, quali sono invece le criticità che avete trovato, cioè avete avuto, come dire, una scarsa sensibilità per esempio da parte degli enti locali, c'è stato qualcosa che poteva rendere più agevole il vostro lavoro nella definizione del progetto? Allora, abbiamo incontrato di tutto, dalle amministrazioni molto sensibili ad altre completamente assenti. Una cosa che non ho detto è che noi abbiamo poi creato anche tutta una cartellonistica delle fermate, ad esempio, degli autobus, e quindi uno degli atti formali che è stato quello di chiedere alle amministrazioni l'autorizzazione ad appendere i nostri cartelli fermati all'interno dei comuni. Quello che è uscito è che alcuni comuni addirittura hanno iniziato a pubblicizzare questo servizio, quasi vendendoselo i sindaci come di loro, diciamo, partnership quantomeno, con inaugurazione, col taglio del nastro della fermata all'interno del loro comune. Altri comuni invece ci hanno fatto penare non poche settimane, anche mesi, per rilasciarci l'autorizzazione ad appendere un cartello. Altri problemi ottenuti sono stati anche da un punto di vista amministrativo e di responsabilità. Una cosa che io, ad esempio, da ingegnere dei trasporti non mi ero per nulla preoccupato, che poi invece è emerso essere una criticità importante, nel realizzare un'app di carpooling, la responsabilità, come farla non ricadere sull'università nel caso di un incidente con un equipaggio che si era formato a valle di un carpooling organizzato e promosso dall'università, piuttosto che atti
di delinquenza o vandalici fatti sul veicolo stesso. Quindi insomma è stato soprattutto i primi sei mesi in cui il progetto è stato montato, ci sono state competenze multidisciplinari dalla giurisprudenza agli amministrativi fino agli ingegneri che hanno superato poi tutte queste difficoltà.